Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore. Cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore. It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works! La luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna.
no tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster,
pochi e sinceri, santi vicetorno ventù, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, si nel tuo numine, nihil est in homine, nihil est in nox. Vieni, Santo Spirito. Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità. Thank you.
Vieni, vieni Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori, vieni datore della grazia che salva, vieni luce, invadi nell'intimo il cuore degli uomini, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, guida coloro che si sono sviati, lava, infondi coraggio, sana le ferite dei cuori, si ne tuo nulla, nisci desti in fondo, nisci desti in nostro. Santo Spirito. Oh,
des chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile éprouve. Si j'invoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que seul le pardon offert et reçu conduit progressivement un dialogue fécond qui scelle alors une réconciliation pleinement chrétienne. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, l'amour pour le Christ qui nous est commun nous pousse à chercher sans relâche le chemin de la pleine unité. Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio e se prendi impegno renderai.
every boy who does wrong hates the light and avoids it, for fear his actions should be exposed. But the man who lives by the truth comes out into the light, so that it may be plainly seen that what he does is done in God. Si
Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna. Redemptoris Mater, quae pervia Celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Succure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che nello stupore di tutto il creato hai generato il tuo creatore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumen si ludave peccatorum miserere. V
vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Fa risorgere il mondo, aiuta l'uomo a risorgere dal peccato, sei pur tu la genitrice di Dio, sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo.
beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.